Uno, siamo in diretta, ok, siamo in diretta, siamo io e Alessandro Montoro, scrittore fantascientifico per Delos e per Urania, e in questo momento siamo io e te, quindi aspettiamo che arrivi qualcuno, quindi iniziamo a fare un po' due chiacchiere tra di noi e poi entriamo nel vivo magari della chiacchierata. Come ci siamo detti fuori onda, già c'è un commento, c'è qualcuno? Ah no, è StreamYard che mi avvisava. Come ci siamo detti fuori onda, questa per me è la prima puntata fatta in condivisione della diretta, ovvero StreamYard da pochissimo messo in pratica. Ah, eccoli qua, sono usciti i loghetti. Sì. StreamYard da poco messo in pratica questa funzione, ovvero che l'ospite o i più ospiti possono condividere la diretta portata, in questo caso da me o da chi che sia, anche sulle pagine degli ospiti. Ed è una cosa molto carina, perché comunque aumenta per tutti quanti la possibilità di Certo. essere visti, soprattutto se uno magari fa una puntata con 6, 8, 9, 10 persone, allora c'ha la possibilità, di arrivare a più gente. Esatto, comunque una nota tecnica. L'ho dovuto avviare a mano lato mio, non è partito in automatico quando l'hai fatto partire tu, quindi piccola nota tecnica. Ok, questa cosa la prendo buona per me, per le prossime e anche per chi dovesse provare queste cose in questi giorni. Ricordatevi all'ospite o ai più ospiti di dire questa cosa perché è un vantaggio per tutti e quindi perché non perderlo? Il motivo per cui noi siamo qua è sicuramente il piacere di una chiacchiera, ma è anche di farci vedere, quindi sfruttiamo tutte le occasioni che abbiamo a nostro vantaggio. Per chi usasse StreamYard, io questa cosa credo che sia solo per chi abbia dei profili a pagamento. Chi non usa i profili a pagamento non credo lo possa fare. Poi se qualcuno mi smentisce, sono ancora più contento se si può fare anche con i profili free. Siamo in tre, saluto le tre persone che sono già con noi. Io da come ho posizionato la telecamera non vedo più i commenti, quindi sposto un po' il monitor. Ok, c'è Giuliana Olivotto. Ciao Giuliano. Giuliana. Ciao Giuliano. Giuliano, scusami Giuliano, vedo male. Grazie di essere qui con me, che suppongo sia la tua prima volta perché non mi ricordavo né il tuo logo né il tuo nome. E ovviamente grazie ad Alessandro Montoro. Chi è Alessandro Montoro? Alessandro Montoro è uno scrittore di fantascienza. Poi chiederemo come mai è andato a impelagarsi in questa cosa di scegliere anche lui un sottogenere che purtroppo non fa diventare milionari e fa comprare nemmeno. Non dico una Bentley o una Lamborghini, però nemmeno un'utilitaria forse ti fa comprare. E quindi ti chiederò anche questo. Vincitore, non mi ricordo se l'ho appena detto, di un concorso Urania, scrittore Delos. Passo subito la parola a te, chiedendoti di introdurti in generale e poi andiamo avanti. Allora, intanto, come hai detto tu, nella fantascienza mi ci sono impelagato, quindi ahimè, ormai ci sono e devo ballare. Come è partito tutto? Tanto sono sempre stato un gran lettore di fantascienza e aspiravo a scrivere a un livello decente, soltanto che subito appena iniziati gli studi, quindi della prima laurea, mi sono fermato. Ok, mi sono proprio fermato. Poi alla fine, dopo la dissertazione, ho iniziato a lavorare. Poi mentre lavoravo ho preso un'altra laurea. E finita quella, ho detto: ok, io voglio riprovare a scrivere, ma in maniera professionale. E quindi mi sono messo a studiare in maniera quasi ossessiva per un anno intero. Quindi, dal 2019-2020, l'ho passato a studiare come si scrive. Dopodiché. Ti chiedo subito, cosa hai studiato, cioè hai fatto dei corsi, hai comprato dei manuali? No, mi sono documentato tutto quanto da autodidatta su internet, ho seguito i corsi online di scuola di scrittura di Francoforte e quelli sono stati, diciamo, il mio primo imprinting. Ho studiato i grandi capolavori del genere. Ho letto tanto, ma già li leggevo prima, però mi sono Certo. messo a studiare in dettaglio come funzionavano i grandi libri del genere, anche in lingua originale, perché comunque per capire bene come l'autore o gli autori costruivano queste storie di successo. E una volta fatto questo studio, ho iniziato a scrivere, anche a rimaneggiare quei due o tre cavolate che avevo, e ho iniziato a proporle e fortunatamente il mitico Giampietro Stocco, curatore di Ucronica di Delos Digital, ha notato una mia storia e mi ha dato una possibilità e da lì ne ho approfittato e ho iniziato a produrre
a go-go. Ok, quindi diciamo hai fatto un po' una corsa finale, mettiamola così, nel senso hai scritto un po', scripacchiato per diletto, per emulazione, come fanno molti che leggendo le cose che gli piacciono poi dopo, prima o poi, scrivono. Poi alla fine, dopo che hai preso un attimo due lauree nel mezzo che lavoravi, c'è anche buttato adesso mi concentro, imparo a fare bene comunque questa, o comunque studio meglio questa cosa. E dobbiamo dire che è andata bene, perché tu sei il vincitore di un concorso Urania e dell'anno scorso, se non erro, due anni fa. Adesso sì, no, è l'ultima edizione, diciamo, quindi, che è stata... 2022, sì. Ok, quindi attualmente 2023 il concorso è ancora aperto, quindi diciamo è l'ultima chiusa. Sì. Non ci hai messo molto, diciamo, a vincere un concorso che comunque è prestigioso, perché... attira tante persone amanti del settore, sicuramente ci sono tantissime persone che partecipano, quindi sei stato più o meno esordiente ai tuoi primi tentativi, mettiamola così, di scrittura, e anche vinto un Urania, quindi super complimenti. Grazie. raccontaci, iniziamo da qui, da questa storia di Urania, poi magari passiamo anche alle altre pubblicazioni. A Urania avevo mandato questa storia che mi sembrava interessante, quindi la storia che ha vinto si chiama La causa fantasma e è essenzialmente la vicenda di un avvocato, è la vicenda di un avvocato che indaga su una corporazione che produce fantasmi virtuali, quindi c'è tutta un'indagine, questo avvocato si trascinerà per sedi legali, cimiteri, strade, cioè andrà a indagare e arriverà una verità, diciamo, molto particolare. L'avevo mandata. Sì. È quella che appartiene a questo, giusto? È stata pubblicata insieme a questo. Corretto. Si trova, ok, così la facciamo vedere. Continua. Praticamente la storia l'avevo inviata dopo varie modifiche. Modifiche suggerite, tra l'altro la più importante l'ha suggerita la mia compagna, che l'ha letta, ha detto manca qualcosa, ho sistemato quel piccolo pallino e l'ho mandata. Tu lo sai che quel piccolo pallino a vita sarà il motivo per il quale, l'unico e solo per il quale tu hai vinto. Infatti lei dice che lei ha vinto l'Urania e ha ragione, perché quello il testo non andava bene. E allora quindi, basta, vai via, faccio un'intervista con lei. Quindi è vero, cioè, lo ammetto, lei ha trovato il pallino, l'ha modificato e è andata bene. Vai. Praticamente l'avevo inviato, dicevo, magari questa storia forse ce la fa arrivare in finale, non lo so, boh, mi sembra interessante, la mando. Poi però me la sono dimenticata, cioè l'ho proprio lasciata perdere, perché nel frattempo avevo altre pubblicazioni, altre cose. E poi sono usciti i risultati e sono quasi svenuto. Certo, ti capisco, perché comunque uno scrittore anche che scrive da un po' più di tempo, al di là del fatto che tu eri comunque in qualche modo esordi in tutti i sensi, partecipa magari a un concorso come questo, ma comunque ragione, dice chissà quanti partecipano, ma vai a vedere che arrivo proprio io. Te lo dico pure, so quanti partecipavano, perché se ne era parlato a Stani Mondi, quello che ho vinto io, c'erano stati 417 racconti. E non è poco, tantissimi, perché va considerato che molto probabilmente almeno la metà è di gente che comunque scrive o che ha già vinto un Urania o che già ha partecipato o che ha già pubblicato qualcosa del settore, e quindi è una competizione tosta, quindi super complimenti per questa. Grazie. Cosa qui e, parliamo invece al volo, perché ce l'ho già aperto, non fosse altro, di quest'altra immagine che tu mi hai girato, che è una collezione Urania, sì, e allegato al racconto più lungo romanzo, Nati dall'abisso, c'è un altro tuo racconto. Esatto, perché prima del premio Urania io venni notato dalla redazione con questo racconto qui, che pure lo mandai 6 mesi prima, cioè più o meno nello stesso periodo in cui Gian Pietro Stocco mi ha notato per la prima volta, quindi al mio esordio, proprio all'inizio. L'avevo mandato in concomitanza e questo racconto, il Mondadori mi ha risposto, mi ha proposto degli editing, delle modifiche da fare e mi hanno detto che lo pubblicavano. Quindi effettivamente questo è stato un sogno, cioè questo qui che vedete qui davanti è stato un sogno. Allora scusami, io questa cosa non la sapevo.
è nato prima l'uovo o la gallina? Cioè, c'è stato prima questo racconto e poi la vittoria del concorso, sì, o viceversa? È stato prima questo e poi la vittoria. Ok, quindi avevi già mandato una cosa all'Urania. Questo ovviamente non sminuisce assolutamente che tu abbia vinto il concorso, però diciamo, cronologicamente avevi già fatto questo invio spontaneo, non richiesto da nessuno, e avevi detto, mo ve lo mando, concorso o non concorso, beccatevi, sì, questo. Addirittura è piaciuto ed è uscito, e poi dopo hai partecipato al concorso. Sì, considera che prima di questo, nell'anno di pratica, avevo inviato un racconto al premio Urania Short, e chiaramente era stato scartato, quindi non è che l'ho vinto al primo tentativo, l'ho vinto al secondo tentativo. Ok, allora, per chi non conoscesse Urania e legge fantascienza, pentitevi, perché se non leggete fantascienza, se non leggete fantascienza potete anche non conoscere Urania, anche se è difficile perché credo sia una delle pubblicazioni più antiche in Italia editoriali, sì, quindi non averlo mai visto nemmeno per sbaglio, non siete mai entrati in libreria o in una sì, è ridicolo, perché a volte per tutto. Quindi praticamente non credo, però comunque il concorso funziona così da qualche annetto, credo una decina d'anni coesista, quello degli short non lo so, comunque sia sì, sei anni, che questo qui di quest'anno è la settima edizione. Ok, quindi quello degli short è nato circa una decina d'anni, sei anni, sette anni, praticamente loro fanno questo concorso dove con dei racconti brevi, adesso non mi ricordo la lunghezza, però si può partecipare e il primo vince la pubblicazione, affiancato ovviamente a un altro titolo, e alcuni degli altri però comunque credo, se non ricordo male, alla fine finiscono comunque come racconti brevi che comunque vengono pubblicati. Infatti guarda, questa cosa qui funziona così, in genere i finalisti dello short vengono comunque pubblicati tutti e tre. Infatti dall'edizione in cui ho vinto io, il direttore editoriale ha rettificato il titolo di finalista con vincitore, quindi tre vincitori e poi un vincitore assoluto, perché comunque tutti e tre hanno vinto la pubblicazione. Certo. Quindi ci sono alla fine due vincitori e un vincitore assoluto nello short. Che, scusami, non mi ricordo i dettagli, comunque vince una quota in denaro, vince qualcosa in più che arriva prima. Pubblicazione. Cioè in quel caso le appendici di Urania sono semplicemente delle pubblicazioni, è anche pesante la gloria che tu ottieni da loro. Come no, è enorme. Quello è assolutamente il premio. Ok, quindi diciamo che si è modificato che il primo, secondo e terzo classificato vengono, sì, pubblicati, che comunque non è poco. Quindi no, comunque c'è comunque una classifica primo, secondo e terzo, però comunque alla fine primo, secondo e terzo a pari merito, diciamo così, sì, senza altre differenze vengono pubblicati tutti e tre. Okay, quindi saluto i miei copodisti. Compagnia. Io saluto tutti quelli anche che hanno concorso, perché comunque io credo che sia, per chi non sapesse, questa è una diretta, prima ho fatto una registrata e nella registrata ero con un altro autore che tra parentesi mi ha sottoposto Alessandro, mi ha dato un po' di nomi e giustamente con lui parlavamo di questa cosa proprio dell'importanza anche di fare i concorsi anche di un certo livello per poter diventare scrittori più bravi, perché alla fine pure se tu Urania non lo vinci hai fatto un racconto che magari pubblichi da un'altra parte, sì, o magari lo rimaneggi e diventa un romanzo, quindi è importantissimo per chi piace ovviamente e vuole fare queste cose, anche provare concorsi senza per forza avere l'obiettivo di vincere, è comunque una vittoria. È tutta crescita personale, è tutta alimentazione nel fandom della fantascienza italiana, è tutto quanto, cioè contribuisce tutto alla grandezza di tutto il genere, che ha bisogno di supporto, ha bisogno veramente di supporto la fantascienza italiana. Scrivete. Sì, sì. Luca Cremo, adesso l'abbiamo svelato, lo vedrete settimana prossima, in registrato ovviamente, perché lui non poteva ai miei orari, lui diceva sì, è importantissimo creare questa community, che sia di lettori, che sia di scrittori, di persone che si mettono in contatto sui social, perché è fondamentale mantenere viva una fiamma che purtroppo un po' si estingue. Penso che stai guardando questo qui, lo vedi anche tu, i commenti? Sì. Ok. Salutiamo a Mauro Bennici. Ciao Mauro. È vero. È verissimo quello che dice, anche per leggere chi ha vinto e crescere nello stile nelle idee.
Cos'altro dire di Urania per chi non la conosce? Io cerco sempre di fare una distinzione. La fantasy classica dalla fantasy moderna. A me piace per tantissimi aspetti la fantasy classica, quindi diciamo dagli anni 30 agli anni 90, dove inevitabilmente un romanzo tipo Dune, che è stupendo, o Hyperion, che è bellissimo, di oggi sarebbe di difficile lettura perché verrebbe visto pesante e lento. Sì. Verissimo, chi dovesse oggi avere 18, 20 anni, 16 anni ed è abituato ai paranormal romance e queste cose qui, sicuramente prendendo un Dune in mano, che è un vero mattone, sia di pagine ma anche di corposità di informazioni, bello penso. È bello, è un bel pezzone. Però sprono sempre quando posso e dico questa cosa: leggeteli questi mattoni anche se siete giovani, perché in chiave moderna potreste riadattare delle cose o potreste trovare delle cose che purtroppo non si trovano più dei romanzi, e quindi potreste trovare lo spunto per parlare come piace a voi, con lo stile un po' più moderno, scanzonato, che ormai è tutto un po' manga, diciamoci la verità, ci sono questi personaggi, sono quasi sempre adolescenti, e c'è quello irriveretto, quello che fa la battutaccia, non c'è più magari la pesantezza di anche Starship Trooper, della gente che sta nello spazio a fare la guerra, cioè là si muore, oggi è tutto buttato in caciara. Oggi è tutto buttato in caciara, sarebbe un Guardiani della Galassia ma molto comico, e va bene così, è il momento, questo, in questo momento si sta più leggeri, però leggete delle cose un po' più datate, non voglio dire proprio vecchie, perché hanno quella profondità che oggi manca, che ovviamente è così come si scrive un tempo, oggi non si può scrivere, perché sarebbe impubblicabile, cioè non credo esista editore al mondo, forse Urania, perché ha mantenuto uno stile... Considera che il tipo di densità di cui parli io lo ibridizzo con diciamo, le metodologie nuove, quindi per chi mi segue, per chi mi conosce e ha letto quello che scrivo, cioè i miei scritti sono densi, però hanno quel piglio un po' di cinematica, ecco, però cerco di mantenere comunque la densità, perché per me il succo dei classici è importante, quindi questa cosa qui che dici tu è assolutamente fondamentale, leggere i classici per apprendere, perché al oggigiorno, parliamoci chiaro, non esiste, cioè è molto difficile trovare l'idea nuova è quasi diventato un unicorno. Oggigiorno bisogna cercare anche di rielaborare in chiave moderna, come dicevi tu, i grandi classici. Ma l'ho fatto anche io stesso. Cioè, il Trono di Diamante è un po'... Cioè, lo considero, per esempio, il mio Dune. Ho rielaborato il concetto di Impero Galattico, per esempio. Però sono cose che vanno fatte, perché comunque vanno a svecchiare. Ce l'ho, eccolo qui. Sì. E allora, visto che dobbiamo svecchiare... parlaci del Trono di Diamante, poi magari parliamo di tutto il resto. Vai. Allora, il Trono di Diamante viene dal mio desiderio di vorrei un impero galattico anch'io, quindi l'avevo fatto così per divertimento. È una storia simpatica, secondo me ha degli spunti interessanti, però è una space opera e io sono, per chi mi conosce, sono abbastanza avverso alle space opere, quindi tendo a scrivere una fantascienza molto più legata ai giorni nostri. Quindi ho un approccio, se vogliamo, un po' più alla Dylan Dog, ecco. Però il Trono di Diamante è un bellissimo esperimento, tant'è che ha avuto anche uno spin-off su Silicio, che è la rivista, la fanzine della Nuova Carne. Quindi ha avuto questo spin-off e, insomma... Io lo reputo una storia interessante, e questo è proprio un esempio didattico della rielaborazione che dicevamo prima. E questa è una rielaborazione delle dinamiche feudali e politiche anche che si sono viste in Dune, nella Fondazione. Quindi è un modo che gli scrittori moderni devono imparare, cioè è una metodologia che devono imparare, la rielaborazione. Non è solo la grande idea geniale. L'hai appena citato, Fondazione di Isaac Asimov, alla fine, per sua stessa dichiarazione, è la rielaborazione del Sacro Romano Impero. Assolutamente, ma alla fine è tutta una rielaborazione della storia, parliamoci chiaro. La storia umana è la prima storia. Sì, e quindi
prendere spunto dal passato, ma io dico proprio anche prendere spunto dalla storia, perché ci sono, io guardo documentari perché mi piace e perché trovo sempre stimoli, anche documentari, quelli sul mistero o quelli della storia, perché tutto può diventare argomento di un romanzo. Per esempio, l'altro giorno, proprio per dire una cosa così, guardando, come si chiama, Voyager, ho scoperto che ci sono le chiese con le abside ovali, io non lo sapevo questa cosa. Adesso so questa cosa, domani potrebbe diventare l'elemento di un romanzo, di un fumetto. Infatti bisogna vedere, bisogna leggere tutto, non bisogna rifossilizzarsi. Cioè bisogna andare anche dove dici, ma io non ci andrei mai a leggere questa cosa o a vederla. Io faccio sempre questo esempio qui, che è abbastanza divertente. Io mi vedo anche le soap opere turche, ok? Cioè, io mi vedo tutto, ma vedo tutto. Leggo dal mattone fino alla cosa più stupida. Ma c'è uno spunto ovunque, c'è da imparare dappertutto, bisogna essere delle spugne. Senti, facendo un attimo un salto, io per esempio ho gradito molto la serie del Protettore, quello è turco. Sì. L'hai vista? In quella non l'ho vista. Guarda che carina. Certo, è turco e quindi c'ha i suoi momenti molto soap opera, però guarda, è una bella idea. Guardatela. Ci stanno delle gemme nascoste in giro. Sì, ma io poi per esempio adoro i film di Bollywood, quelli indiani, quelli di avventura, quello che scende a volo, il ranger del paese con i baffoni e diventa una sorta di Bud Spencer e Terence Hill. Sono assurdi, alcuni film li guardi e alla fine non capisci nulla, dici ma che sta succedendo, cioè te la perdi la storia. Sì. Però anche quello c'hanno una loro comicità che effettivamente ti fa scattare qualcosa in testa e dici io questo non l'avrei mai fatto. Giuliano Livotto ha centrato in pieno il punto. Aspetta che lo posto. Il film è incredibile. Che film è? Vai. No, ma guarda, io ne ho visto una parte, devo finirlo, ma è una cosa assurda, cioè, veramente, è azione proprio allo stato puro, è una cosa sì, cioè, dico solo che lo sceneggiatore degli stunt di questo film l'hanno chiamata la Marvel, dico solo questa, una cosa assurda, veramente. Sì, no, io ne ho visti un bel po', alcuni sono belli, sono gradevoli perché riescono comunque a creare una storia, altri proprio si perdono. Però, aspetta, che ti volevo dire, sono montaggi e sono storie che sono fatte così diverse da noi, quello turco, quello indiano. Io addirittura mi sono guardato un telefilm su delle persone africane, che c'era un personaggio che muore, poi acquisisce i poteri della terra. Devo dirti la verità, c'erano molti buchi e c'erano delle cose che non andavano proprio di sceneggiatura. Però era una visione africana di proteggiamo la natura. Ma guarda, queste cose qui vanno bene perché essenzialmente siamo invasi dall'americanocentrismo dei media, quindi è importante scostarsene. Io stesso nelle storie, io ho scritto Saldi sull'Eternità, che è ambientata in India. Cioè, Saldi sull'Eternità è una storia ambientata in India, che è tutta tematica sulla cultura indiana. Quindi è importante spostare questo centro del bersaglio dagli Stati Uniti, che hanno sempre detenuto, no, il periodo d'oro della fantascienza. Ah, che poi nulla da diciamo, non sono nemmeno quelli di detrattore io che devono no. Però dai, è anche bello raccontare storie in maniera differente. Ora, tornando a te, e diciamo usiamo questa nostra a parte per di nuovo dire a chi magari ci ascolta e gli piace scrivere, trovate spunti altrove, anche nelle letture e anche dai film, anche dai telefilm, via dicendo, e anche dai viaggi, ci metterei anche andare a fare un viaggio in un posto dove non andreste mai. Tornando a te, io passerei in rassegna le immagini che tu mi hai girato e mi parli un po' di questi libri, partendo ovviamente, siamo partiti da qui perché c'era dentro il tuo racconto, Urania. Poi abbiamo fatto vedere Spine, sempre di Urania, dove c'è il tuo racconto vincitore. E poi qui abbiamo un genere completamente diverso. Sì, qua si parla di zombie, quindi questo è l'ultimo mio racconto per The Tube di Delos Digital, ed è una storia incentrata sugli zombie, però non i soliti zombie di The Walking Dead che ti vengono a mangiare il cervello, no, è una storia di reintegrazione di zombie, molto alla In the Flesh, se l'hai mai visto. Sì. Quindi io ho amato quella serie, l'ho amata proprio la prima stagione,
l'ho programmata, quindi ho pensato di rielaborare e proporre una tematica molto simile, ambientata in Sicilia. Quindi c'era questa reintegrazione di questa ragazza, Francesca, che da zombie ritorna quasi umana e deve essere reintegrata in una città, in una cittadina, quindi sempre queste piccole cittadine sperdute nella Sicilia, che chiaramente diffidano dopo tutta l'apocalisse zombie che c'è stata. Quindi è una storia di reintegrazione. È stato molto divertente scriverlo, questo racconto. E vabbè, a questo punto ti faccio una domanda. Quindi tu, oltre a amare la fantascienza, chiamiamola classica, e ovviamente si legge di tutto, però magari uno decide di scrivere solo di una cosa, nel tuo caso, almeno per quanto riguarda questo racconto, tu hai voluto indagare qualcosa di diverso da un punto di vista di scrittore, quindi ti sei buttato su un post-apocalittico, e ovviamente un filone abbastanza oramai sdoganato, mettiamola così, ma non per forza nella sua eccezione negativa del termine, ovvero di quello dei zombie. Mentre invece qui abbiamo un racconto ancora diverso, giusto? Sì, questa è un'ucronia. Scusami se ti interrompo di nuovo. Ho visto la chiacchierata che hai fatto in una precedente talkerata, chiamiamole sempre così, non mi ricordo con chi, non mi ricordo se era un uomo o una donna, hai parlato del libro e mi è piaciuta molto, perciò ti chiedo di ripetere un po' quelle cose anche per, diciamo, il mio pubblico. Allora, intanto, per chi non conoscesse il genere, l'ucronia è la storia alternativa, quindi si parte dalla nostra linea temporale, si sceglie un punto, quindi un evento, e si cambia l'esito di quell'evento o di quell'azione e la storia evolve in maniera differente. Questo è il senso dell'ucronia. Questa è la mia seconda ucronia, con la prima esordì con Gianpietro Stocco, il curatore è sempre lui. Praticamente l'universo delle teste è una storia in cui il protagonista è Paris Galois, matematico francese, che nella nostra timeline è morto all'età di 20 anni per colpa di un duello alla pistola, l'ultimo sangue, per non ben chiare ragioni in realtà. E nell'universo delle teste sopravvive, ma la linea temporale in cui si trova questo Galois è particolare, perché tutte le monete mai lanciate nella storia dell'umanità sono cadute sempre dallo stesso lato. Quindi è una nicchia di probabilità impossibile, in cui tutte le monete fanno sempre testa. Infatti non esiste il concetto di caso, la moneta lì è sempre certo rispetto alla moneta, è un completo capovolgimento. Ok, molto interessante. Infatti mi piaceva l'idea proprio questa, cioè se un personaggio realmente esistito, storico, fosse morto, o al contrario fosse morto prima del dovuto, come si sarebbero poi sviluppati i fatti? E invece in questo libro il fatto che lui sopravviva cosa porta, al di là di questo fatto che non si può giocare a testa e croce per scegliere cosa fare, cosa porta questo suo sopravvivere al duello? In questo libro Galois, invece di interessarsi all'algebra dei gruppi e ai gruppi finiti, si interessa di statistica, cosa che in realtà in quel periodo avrebbe fatto Boltzmann. Quindi c'è anche un po' questo capovolgimento, che lui è ossessionato dalla statistica invece che dai gruppi finiti. Galois è una figura che mi ha sempre affascinato, il fascino per questo matematico risale alla mia seconda laurea. Ho studiato in dettaglio le sue teorie, quindi per un esame chiaramente, e mi ha sempre affascinato. Non oso immaginare cosa avrebbe potuto fare Galois se fosse veramente sopravvissuto, perché lui a 20 anni ha apparentemente rivoluzionato il mondo della matematica senza mai essere andato all'università. Era un genio assoluto. È veramente, oggigiorno si va all'università un genio assoluto, era veramente un genio assoluto, forse il più grande, secondo me sarebbe stato il più grande matematico della storia, altro che Euler, una cosa, purtroppo è morto giovane. Chissà, speriamo che non abbia litigato per una donna. Invece la probabilità è quella.
Hai guardato male la mia signora. Ha sparato pesato per quello, sì sì. Sì, purtroppo capita. E invece cambiamo di nuovo argomento. In questo caso, credo, torniamo alla fantascienza, per qualche modo, diciamola, chiamiamola pura. Mm-hmm. Questo credo che sia una delle ultimissime pubblicazioni, giusto? Questo è uscito a novembre. Dopo questo ci stava Alia Evo 5, un racconto su Alia Evo 5, che è un'altra fanzine. Però diciamo, questa qui è il racconto immediatamente prima di Sangue Mio, in Delos Digital, quindi sì, diciamo è una delle ultime. E come genere rientra nella categoria del solar punk. Non lo dico perché ho doti mistiche, ma perché, per chi non riuscisse a vedere, è scritto in alto sul dorso del copertino, c'è scritto solar punk. Il solar punk è una categoria che a me affascina molto. Trovo sempre difficile, come dire, pensare una scrittura che non abbia come centro e come sviluppo un dramma, mettiamola così. Dato che il solar punk in effetti è una sorta semplificistico di volemosi bene, il futuro è bello, viene il dubbio da dire come si costruisce una storia in un futuro idilliaco. Infatti, e quindi infatti, ti giro la domanda a te anche in relazione a questo libro qui. Allora, considera che il mio impatto col solar punk è stato abbastanza complicato. Nel senso, ho scritto varie robe prima di capire a fondo, leggendo, documentandomi, come scrivere un solar punk, perché non è stato veramente, non è stato facile scrivere un solar punk. Chiaramente qui, in Mercanti di Polmoni, c'è un dramma, ma è sottile, è un dramma sottile, è la sofferenza che deriva dal successo dentro Mercanti di Polmoni, il motore della storia. Quindi in Mercanti di Polmoni abbiamo un mondo in cui la percentuale dell'ossigeno nell'atmosfera si è ridotta al 7% e le persone vivono in ambienti controllati, ma per vivere sulla superficie uno può acquistare tranquillamente dei polmoni modificati geneticamente e farseli trapiantare. E la vicenda segue uno di questi imprenditori e il suo successo nelle serre di polmoni, e lui vende prende stock di questi polmoni a città intere dell'Italia, di quello che è rimasto, perché l'Italia il livello del mare si è alzato e quindi Milano è una città costiera, la Padania è un golfo, Roma non esiste più, e lui gode di questo successo. E negli anni però questo successo andrà a scemare, perché il mondo decide di raddrizzare la percentuale d'atmosfera, okay. L'atmosfera. Ok, quindi diciamo è una, non è proprio un'utopia. In realtà è un'utopia, diventa un'utopia, cioè progredisce verso l'utopia. Ed è molto contemporaneo, anche perché poi di fondo la tematica del solar punk dovrebbe essere soprattutto, poi ovviamente essendo un genere nuovo è ancora molto indagato e quindi ognuno sperimenta a modo suo, pensiamo a un futuro migliore. Io ho parlato anche con quelli di Solar Punk Italia, che saluto, spero che faremo anche un'altra puntata. In sostanza, dato che c'è tanto scritto post apocalittico alla Mad Max, cose nucleari, iniziamo anche a pensare un futuro che sia un futuro migliore, perché poi effettivamente dalla fantascienza tante volte si crea la scienza. Quindi perché dobbiamo sempre pensare che qualcuno spara un missile nucleare? Iniziamo a pensare che magari ci possono essere soluzioni differenti, no? Magari qualcuno prende ispirazione. Sparare un missile nucleare, è quello il problema. Quindi è per questo che parliamo dei missili? Beh, capito? Cioè, però magari se iniziamo a pensare, tipo il tricorder che è diventato poi il cellulare, i prima i BlackBerry, cioè se noi iniziamo a pensare cose positive, magari qualcuno si stimola e crea realmente quella realtà, e quindi come concetto di fondo mi piace molto, soprattutto per questo. Poi effettivamente è un genere molto particolare, c'è poco, almeno in Italia fortunatamente si sta muovendo, però diciamo c'è poco perché è nuovo, quindi certo. Non c'è tanto, per fortuna, queste iniziative, c'è solo il Punk Italia che promuove e divulga tutte le opere, diciamo gli autori li promuove, e articoli, quindi quello è importante. Lo sforzo di Solar Punk Italia, sicuramente di Franco Ricciardiello, che saluto,
nel promuovere Atlantis in Delos Digital, insomma, è importante. Ora è iniziata anche la nuova serie di Atlantis, ne vedremo delle belle, quindi ci sarà ancora più solar punk. Tra l'altro l'ultimo è proprio di Crema. Ok, senti, io vado sempre in excursus, diciamo, quasi lineare, come ho aperto le pagine, e quindi non è cronologico, ma adesso ci siamo, diciamo, ci troviamo davanti Oltre il Cielo. Oltre il Cielo, che è sempre Delos Digital, quindi chi volesse potrà trovare quasi tutti i suoi racconti e o romanzi su Delos, a parte quelli usciti per Urania. Cosa si nasconde dietro le nubi? Oltre il cielo è, lo considero, insieme al gioco di Gilgamesh, considero questi due, Oltre il Cielo e il gioco di Gilgamesh, come opere embrionali, nel senso sono le prime effettivamente che ho pubblicato e che ho messo fuori davanti al pubblico, con cui ho sperimentato, quindi io le ritengo... Hanno la loro immaturità dentro, cioè hanno qualcosa ancora di acerbo, non sono molto lontane dal tipo di scrittura che ho adesso, anche se è passato un anno, ma sono lontano proprio anni luce da questo tipo di scrittura, però contengono degli spunti simpatici. Cioè, Oltre il Cielo è una storia che la considererei come planetary romance, quindi è molto alla Burroughs, è molto d'avventura, è una storia d'avventura, c'è poco di quel layer sociale, etico, teologico che in genere io metto nelle mie storie, c'è ancora poco. Diciamo, è più quel genere scanzonato che oggi viene promosso, mettiamola così. Esatto, ma infatti è andato bene, cioè nel senso, Oltre il Cielo è andato bene, è stato eletto come terzo nel concorsino social di LDFO, di leggere distopico fantascienza oggi, che saluto tutti quanti, quindi è andato bene, cioè l'hanno votato. Effettivamente, essendo, come dicevi tu, più leggero, che ci sono meno tematiche sociali, essendo più una storia più o meno romance interplanetare o comunque una storia più nota e quindi più facilmente digeribile, è effettivamente attira di più, quindi posso capire. Mentre Scarti Immortali, che è una distopia, distopia che mi ha gradito molto scrivere, è una distopia, è il primo passo, e questo per me è stato il primo passo in un mondo più vasto, quindi è la mia quarta pubblicazione questa, con Delos, se non sbaglio, sì, quarta, e è stato, sì, come ho detto, è stato il primo passo in un mondo più ampio, quindi qui ho iniziato a approfondire tutte le tematiche sociali che poi andranno a esplodere in tutti gli altri racconti, e qui si parla di una dittatura, chiaramente perché è una distopia, quindi in una distopia ci deve stare quasi praticamente una dittatura, è una dittatura a livello genetico, quindi abbiamo degli immortali, abbiamo dei mortali che cercano di scoprire come ritornare immortali, quindi c'è questa ricerca della vita eterna, questo è il leitmotiv di Scarti Immortali. E poi passiamo, credo sia uno degli ultimissimi tra quelli che mi hai messo tu, poi magari parliamo anche di qualche altra cosa che non ho, diciamo, io sotto mano, diciamolo così. Questa è una chicca. Questa è una chicca che tra l'altro è pubblicato con Ari Ribelli. Sì. Io conosco molto bene Jason e saluto Jason. Grande, saluto Jason. Ciao Jason. E non sapevo che fosse anche, diciamo, tuo editore, nel senso avessi pubblicato con lui. Infatti, dopo che tu mi hai mandato questa immagine, io ho scritto, fatto Jason, guarda con chi faccio l'intervista. L'ho fatto, che bello, mi fa piacere. Molto carina questa copertina, è interessante anche il nome, questo Nails 3020, quindi cosa ci puoi dire di questo racconto? Questo qui questa è una chicca, tra l'altro ha ricevuto pure un articolino su fantascienza.com, nonostante non fosse Delos, perché comunque non fosse Urania. Questa è una storia che un po' è nata un po' per gioco, nel senso, la mia ragazza è proprietaria di un centro estetico specializzato in nail art e si rideva, diceva, non esiste fantascienza sulla l'arte delle unghie o dell'estetica. Allora ho detto, ma sai che forse è un bello spunto, magari provo a scrivere qualcosa. E è venuto fuori Nails, quindi è la storia di un'imprenditrice
nel settore delle unghie, però in realtà detta così sembra banale, ma è molto molto di più, perché parla di inclusività, parla di movimenti sociali, parla di uguaglianza, cioè parla, copre più o meno tutto lo spettro, sai, uguali diritti, razzismo, LGBT, copre veramente un grande range dietro un tema che può sembrare banale come quello della nail art. In realtà ci ho costruito una sovrastruttura per poter portare il lettore, perché è molto leggero come racconto, è molto leggero, è scanzonato, è divertente, è visto dagli occhi di una ragazzina, ok? Però porta a riflettere, ha avuto ottime valutazioni, ottime recensioni. È 3020 perché è l'anno? O sì, non c'entra nulla? Siamo nell'estremo futuro, perché ti dirò di più, questo qui è un solar punk. Sì? Sì. Ah, perché okay. È utopia, cioè è pura utopia, non c'è niente di negativo, c'è solo utopia nel futuro, è tutto perfetto, va tutto bene. Ah, bello, bello, bello. Quindi rimetto l'immagine, per gli estimatori o i curiosi del solar punk, c'è anche questo romanzo, giusto? Non racconto, ho detto racconto. Ah, è racconto. Romanzi, okay. Io ne ho scritto soltanto uno ed è in uscita il 28 di questo mese. Dopo ci arriviamo, ok. Romanzi brevi. Ok, quindi diciamo, finora la tua pubblicazione, le tue pubblicazioni, scusa, sono tutti di racconti più o meno lunghi. E anche questo è un racconto che è più o meno lungo rispetto agli altri ed è una pura utopia, ambientato sempre in Italia, giusto? Se non erro. Sì, a Roma, dove vivo io, quindi ambientato proprio a Roma, sì. E, Giuliano dice non vediamo l'ora di vedere il romanzo. Okay. Spero di non deludervi, ragazzi, che qua la pressione. Beh, noi tra poco lo facciamo vedere proprio, perché abbiamo questa sorta di anteprima della copertina che se mi confermi che possiamo far vedere, sì, facciamo vedere. E che aspetta, che stavo dicendo? Ah, sì, sono tutti racconti. Sta per uscire il romanzo. E una cosa che ho notato è che più di un racconto tu l'hai ambientato in Italia. Sì. C'è quello della Sicilia, c'è questo che è ambientato a Roma. Polmoni. I polmoni a Milano. Sì, sì, a me piace. Anche, tocca anche Ancona, in realtà, mercanti di polmoni. A me piace tenere l'ambientazione molto nostrana. Quindi mi piace tenere. Non solo però Italia, mi piace anche andare in Europa in generale, perché a me piace viaggiare molto, quindi io gironzolo e ora la butto lì. Ho fatto per, lo dicevo prima, per Alia Evo 5, saluto Massimo Citi e Silvia Trens, curatori, e per loro ho scritto un racconto ambientato sulle isole a largo di Marsiglia. Ah! Quindi c'è questo racconto che si chiama La mano che ti nutre, che è un solar punk anche quello, perché una volta che ho imparato a scrivere solar punk, ho detto, ah, scrivo solar punk, mi piace. Quello è un solar punk, è un solar punk di primo contatto, molto, molto particolare. E ambientato okay. In Europa. Ok, 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 molto molto interessante. Allora, no, ti chiedevo questa cosa prima dell'ambientazione italiana, perché è una cosa che piace anche molto a me. Io scherzando per anni ho sempre detto, ma perché Harry Potter non si può chiamare Enrico Pentola o Padella e comunque essere un successo, o comunque tanti altri successi letterari o cinematografici? E infatti anche io ho scritto un libro e l'ho ambientato in Italia, e mi piacerebbe in futuro poter continuare, non per forza forzosamente, però comunque a poter restare in Italia o in Europa, perché poi effettivamente soprattutto l'Italia ha tantissima storia, ha tantissimo passato, anche l'Europa, tutto il bacino del Mediterraneo, pensiamo tutta la storia da quella Fenici all'Egitto, quindi c'è bisogno di andare sempre in America per scrivere queste grosse avventure o questa fantascienza di uomini che partono a salvare il mondo da Space Canaveral o insomma, da dove. Mi piace molto chi promuove l'Italia, perché comunque l'Italia ci sono tante belle storie, tanti bei misteri, un bel passato, anche brutto, però comunque c'è modo di parlare dell'Italia ed è, secondo me è bellissimo che noi, al di là del campanilismo, dice, siamo italiani, parliamo dell'Italia, comunque cerchiamo anche di promuovere il nostro paese all'estero, sperando che arrivi all'estero, perché poi sappiamo che come autori e o produttori di qualcosa è difficile uscire oltre Alpe o addirittura arrivare in America. Complicato, sì. Sì, è un po' complicato, però non si può mai dire, se va è bello che sia anche un po' d'Italia che arrivi laggiù.
Alessandro, prima di passare alla chicca di questo nuovo libro che sta uscendo e poi magari ci direi qualcosa oltre a svelare la copertina, io voglio farvi dire a chi ci sta seguendo, prima di tutto tu sarai ospite a breve, il 30, sullo Spritz Letterario per parlare allora di questo libro che si chiama Gli Abissi dei Porci. Esatto. Dopo ci andiamo a vedere qualcosa. Se dopo questa breve introduzione che faremo qui volete approfondire anche l'argomento, ne parlerà appositamente con Vittoria Villa, che è la persona che porta avanti lo Spritz Letterario su Leggi Indipendenti. Se avete visto questa puntata registrata, lo troverete sicuramente già caricato. Magari quando sarà il momento, io poi magari faccio anche un post su YouTube, soprattutto su YouTube, troverete il link aggiuntivo alla chiacchierata che c'è stata. Esatto. Okay. In realtà ci sarà un'intervista ancora prima di questa. Sì, quella che non sono riuscito a trovare la pagina, che mi hai dato il link. Non l'ho trovata. La Dimora, la Dimora Associazione Ludica. Se scrivi la Dimora. No, io ce li ho collegati loro, mi guardo anche le loro cose, però non trovavo più il link. La facciamo vedere proprio. Dovrebbe essere. Diretta. Vai giù, sì, vedi un po' se dovrebbe essere caricato. No, giù. Eccolo. Ecco qua. Anche sulla dimora a questo punto due giorni prima, quindi tra quattro giorni proprio il giorno dell'uscita questo sarà proprio il giorno dell'uscita una chiacchierata per parlare sempre del libro, quindi vi potete vedere tutte e due o una delle due, oppure non vedervi nulla e andare a prendere il libro e godervi ogni anteprima possibile senza nessun tipo di spoiler. Infatti noi non ne faremo, diremo il minimo indispensabile, così ti terrai tutte le notizie per gli altri. A questo punto passiamo subito a vedere la copertina del libro, eccola qui, fa sempre parte della collana Delos Digital. Ti chiedo qualcosa, poi ovviamente fermami se non vuoi parlare, perché non abbiamo discusso prima di questa cosa, quindi vado un po' all'impronta. Vai tranquillo. Sciocche, così non andiamo nella trama. Io non voglio andare nella trama, così non roviniamo le altre chiacchierate. Gli abissi dei porci, di cui vediamo un bel maialino dentro a un sommergibile, ha qualche legame con la baia dei porci? Proprio una domanda sciocca, ho pensato a cose... No. Non c'è legame, però la domanda ci può stare, quindi è assolutamente lecita. Okay, Auro Bennici quindi... ha detto una cosa però corretta. Aspetta che lo mettiamo. Ok, 10.920 metri sott'acqua, perché noi andiamo più a fondo. Ecco. È la fossa delle Marianne. Sì, la fossa delle Marianne. Ok. In realtà qualcosa già si trova in internet, perché io cercando ho già un po' scoperto la trama. Non so quanto vuoi rivelare, quindi lascio a te la palla di come giocarti questa cosa, però diciamo... Allora intanto il romanzo contiene una prefazione di Franco Ricciardiello, quindi questo va sicuramente a impreziosire il volume, che è una cosa molto interessante, la prefazione di Ricciardiello. E poi è una storia strana. Gli Abissi dei Porci è un romanzo strano, è un romanzo non sperimentale, però è qualcosa che non di diverso dalla solita fantascienza, ma veramente diverso, è veramente, veramente differente. E ho ricevuto vari commenti che ci sono in questo momento, ci sono i vari review party dell'editore attivi, e effettivamente il romanzo solleva delle belle reazioni, quindi ha tolto il sonno a più di qualche lettrice e lettore, il che è buono, perché è un buon segno che la storia funziona. È qualcosa di veramente strano. Si parte da quello che è il classico dell'oggetto non identificato, quindi c'è un oggetto non identificato e un segnale dal fondale della fossa delle Marianne. E da lì il buon abitudinario professore Marcus Talon, che è uno svizzero molto, molto, molto casalingo, sarà catapultato a studiare tutto ciò insieme a un'equipe di scienziati, e da lì succederà veramente il finimondo
ma non apocalittico, cioè molto di più, qualcosa veramente di inaspettato. Ok, allora possiamo dire che è una fantascienza contemporanea, non è altro verso, quindi non è un altro universo, non è distopica, non è dispotica. Siamo a pochi anni da qui, considera. Siamo nella nostra realtà, dove se lanci una monetina, testa o croce può uscire, quindi non abbiamo fatto giochi di questo tipo, ma è un'avventura, poi è azione da quello che ho potuto capire. No, non c'è... Io tendo a non scrivere azioni, io scrivo tendenzialmente storie di investigazione, cioè la mia struttura è thriller, quindi però io avevo capito che c'era un termine, cioè si doveva capire qualcosa entro certi termini, se no succedeva qualcosa che non andava bene. L'azione, diciamo, non sono molto da spy story d'azione, io non faccio saltare e correre molti miei personaggi. Sono più thriller, più mentale come approccio, quindi però vedrete, insomma. Ok, non aggiungiamo altro, speriamo di aver incuriosito chi ci sta seguendo per poter poi seguire le dirette che farai a breve, le dimostro di nuovo, quella con la dimora il 28 sera alle 21 e poi c'è l'altra che invece è con, vediamo se ci ritorno, eccolo qua, lo spritz letterario, lei solitamente la fa alle 15:30, ma volevo fare questo appunto per te, ha fatto le 18, attenzione. Siamo degli abitué ormai a quell'ora. Perché devi sapere che quando ho fatto anch'io una puntata con lei, disse no, a me è sempre le 15:30 perché c'ho quella mezz'ora lì, se no per me è un casino. Allora quando ho visto la data ho detto ah, hai capito, ha fatto la preferenza. No, lo sai perché? Perché se lei ha solo quel piccolo spicchio, io ho veramente da solo dalle 18 in poi, cioè, se vedi pure le mie altre interviste sono tutte serali, cioè quella del 28 è alle 9, cioè. No, era per fare una battuta, era così, più che altro per farlo arrivare a Lema per farci una risata, sì, certo. Ma quando vuole le puntate. Passando un attimo ai tuoi social, allora, tu hai una pagina tua personale, che è questa, che è Alessandro Montoro 30, Aless 30, poi metterò il link, dove tu hai un po' di informazioni principalmente... chiamiamole lavorative, perché poi scrivere secondo me non è per forza lavorativo, nel senso anche il piacere di dire sto facendo questo, sì, si mischiano le due cose. Hai una pagina Instagram dove è più facile arrivarci, Alessandro Montoro _ 30, così come lo leggete. Poi è il principale strumento che utilizzo alla fine Instagram. Cioè... è perché tu sei più giovane, io che sono un po' più vecchiotto già tendo a quel borderline boomer e sono più attaccato a Facebook, pur non rientrando per età proprio lì. Ma però... guarda, io ora ci stanno quelli che usano TikTok, quindi là pure io TikTok non lo uso, quindi è tutta una questione di... Io ce l'ho, ma faccio solo qualche raro repost, perché è proprio un mondo che non mi compete. No, però no. Noi da scrittori più o meno bravi, più o meno esordienti, più o meno sconosciuti, dovremmo approcciarci, perché... molti dei lettori nella fascia 13-19-20 sono lì e purtroppo, sottolineo purtroppo, anche i lettori 30-40, però dovremmo fare questo sforzo, mia colpa, mia colpa personale. E tornando alla tua pagina, che tu hai detto essere anche la tua pagina principale, c'è l'Instagram dove per caso fai delle dirette, fai anche... qualche volta faccio delle dirette, sì. Ok, dove ci sono delle immagini molto belle, perché lo tieni curatissimo. Mi piace l'ordine, è un difetto di formazione. Sì, lo so, è quello quando uno è ingegnere nell'anima. Beh, io sono ingegnere, quello è il problema. Non mi dire ingegnere perché sono l'anti-ingegnere per eccellenza, essendo fisico e matematico, quindi sono proprio il contrario. Ok, mi ricordavo ingegneria, ma ho sbagliato. Cioè, fisica e matematica, fisica teorica e matematica. Ah, ok, ok. Dovresti essere portato al caos, effettivamente. aggiungo il sito delosstore.it, dove ovviamente andate, mi mettete qui in cerca e scrivete Alessandro Montoro, come ho fatto io, e escono tutti i titoli. Ovviamente stanno su Amazon, stanno su tutti gli altri store, però questo è un po' l'hub centrale di Delos. Sì, ovviamente Urania non ce lo trovate, perché effettivamente dovete andare su Urania se volete
i prodotti Urania, però diciamo la tua grossa pubblicazione è qui, quindi diciamo ho messo questo, e c'è effettivamente anche Amazon, dove però non ci sono proprio tutti i tuoi titoli, quindi qualcuno manca, e chi volesse vedere proprio tutti i tuoi titoli Delos li trova qui. Io dico sempre questa cosa, la faccio un po' breve perché prima sono stato lungo quando ho fatto la registrata. Chi ci ascolta, se potete, comprate in libreria anche pochi euro di un cartaceo, ovviamente non digitale, perché ovviamente non regge il discorso in quel caso. Un cartaceo che uno compra in libreria dà comunque mano alla libreria, che comunque è sempre un'attività commerciale che ha i suoi costi. Quindi vi andate a fare una bella camminata nel vostro paese o città, quello che sia, scendete, vi portate un titolo, lo portate in libreria, quello ve lo ordina e non vi fa pagare manco le spedizioni. Poi se questa cosa per voi è difficile o impossibile, potreste andare sul sito dell'editore. Perché? Perché l'editore, non, quando vende direttamente, c'ha tutta una serie di costi in meno, quindi guadagna un po' in più, e spesso, non so il caso tuo, ma diciamo non addentriamoci, riesce a dare anche delle royalties un po' più alte all'autore, nel senso, quando vengo direttamente riesco a darti una percentuale, per quanto sia irrisoria, più alta, che ne so, invece del 10 il 13, sì. Niente è, però comunque è sempre meglio. Quindi se vogliamo davvero aiutare l'editoria italiana, la letteratura italiana, la scrittura italiana, il fantasy e la fantascienza italiana, se potete avere questa accortezza, prima librerie, poi siti ufficiali, se no c'è il classico Amazon, che io non ho messo, ma adesso lo facciamo così. Però c'è da dire una cosa su questo. Delos Digital, che è la seconda casa editrice di fantascienza d'Italia e la prima in quanto numero di scrittori, è una casa editrice solo digitale. Sì, questo lo so, lo so, però diciamo è un discorso che io faccio generico e tendo a farlo sempre, nel senso, chi magari guardava la puntata con te non guarderà altre puntate, ricordatevi questa cosa, per quanto comunque è sempre lo stesso il discorso, perché il digital cambia molto poco dal cartaceo, perché al di là dei costi comunque comprarlo su Amazon la versione Kindle, per dire, addirittura questo 1,99 sta qui, comprarlo su Amazon significa che Delos lascia una percentuale ad Amazon, quindi comunque guadagna di meno, anche se magari le percentuali sono differenti. Dicono sempre anche questa cosa di Amazon, per promuovere la lettura degli autori che sono con me, molti racconti in versione Kindle, se avete Kindle Unlimited addirittura li potete leggere gratis. Non tutti ci rientrano, ma molti rientrano, quindi addirittura potreste trovare, se non tutti gli ebook di cui abbiamo parlato, comunque di Alessandro in generale, potreste trovarne una buona quantità e addirittura leggere gratis. Quindi io oserei dire che le persone non hanno scuse per non leggerti. Assolutamente zero scuse. E poi diciamo la verità, 1,99 non è un cavolo. Mercanti di polmoni, 43 pagine, cioè veramente non è nulla. E quindi dopo aver fatto questa sviolinata facciamo vedere il tuo sito, perché sul tuo sito, lo stavo scorrendo, vabbè, l'ho fatto vedere dalla fine, scusatemi, c'è il site Google, quindi l'hai fatto su Google. Sì, sì, mi sono appoggiato semplicemente a un sitarello Google. Ma è molto bello, non ci avevo fatto caso fino a vederlo adesso, perché sembrava... Devo dire che è efficiente, mi ci trovo bene con Google Sites. Sì, devo dire la verità, sott'occhio pensavo che fosse un template WordPress, addirittura non è manco un template WordPress, quindi... autori che ci state guardando e non avete nemmeno un sito, cavolo, andate su Google e fate un sito Google, perché bisogna essere presenti e promuoversi, non possiamo solo aspettare che gli altri arrivino, dobbiamo un po' farci vedere. Non è il caso di Alessandro, che ha vinto un premio ed è scritto ovunque il suo nome, ma chi come me e tanti altri come me sono sconosciuti, ci dobbiamo muovere. C'è il tuo sito, quindi praticamente ci trovano, se non tutto, quasi tutto.
vi faccio vedere nuovamente il libro che sta per uscire, praticamente è uscito, deve essere solo messo nelle librerie laddove casomai si dovesse stampare, perché non so se si prevedono anche copie. Sono piani anche per fare il cartaceo di questo, c'è okay. Nell'aria, ecco, mettiamola così. Ok, ok, quindi ove mai fosse anche questa possibilità, se no lo trovate in ebook per tutto quello che ci siamo detti finora. Alessandro, prima di passare alla fase delle domande, ti chiedo qualcosa che vuoi aggiungere? Hai un tour, chiamiamolo tour book, anche se stiamo parlando di digital, però qualcosa in previsione al fisico, al di là di queste chiacchierate piacevolissime che farai anche in futuro? Allora, questa è una domanda che come diceva uno dei miei professori, dipende la risposta. Dipende perché? A che dipende? Sto in contatto con varie librerie, vari posti dove fanno promozioni e presentazioni di libri e sto cercando di capire come muovermi, perché in base a quello poi devo capire come ordinare le copie, preparare tutto quanto quello che è in conseguenza, no, per una presentazione del romanzo. Però principalmente io mi promuovo essenzialmente online. Ma perché? Perché il nucleo dell'editoria di fantascienza, che dir si voglia, proprio il nocciolo, si trova a Milano. Quindi molto spesso io a Milano ci salgo per andare alle manifestazioni, vado a Strani Mondi e così via. Però il succo è proprio lì. Quindi a Roma c'è... Ci sono degli autori, conosco gli autori che stanno qui a Roma, però c'è poca roba, il centro è proprio Milano, quindi la promozione è essenzialmente online, cioè quella che faccio. Quindi questo, diciamo, il tour di promozione consiste in tutte queste scie di interviste che sto facendo in queste settimane, poi ovviamente continuerò anche dopo. Ok, noi non abbiamo parlato di tante cose, però non vorrei dilungarmi, spesso io cerco sempre di strappare un po' qualche informazione, tipo consigli che vorresti dare alle persone o anche errori fatti che consigli di non fare, però diciamo siamo andati un po' lungo, magari ce la conserviamo più là se avremo modo di farci un'altra chiacchierata per altre motivazioni. Passiamo alla versione domande e mentre faccio il cambio della grafica faccio sapere a chi non dovesse saperlo, io faccio queste frequently drumly question. Che cosa sono? Sono un po' di domande che si chiamano frequently proprio perché sono quasi sempre più o meno le stesse e le faccio agli autori che hanno avuto il piacere e io la fortuna di avere con me per scoprire qualcosa in più dell'autore. Quindi non parleremo sempre solo di libri ma anche di cose un pochino più facete per farci anche due risate. Ma ci sta. Ci sono pronto, sono riuscito, sto diventando bravissimo a fare queste cose senza guardare quasi il monitor. Mi piace la grafica della... ne ho fatta qualcuna un poco, adesso ci addentriamo, adesso che l'hai detto, vedi, mi cogli nell'orgoglio, la devo far vedere. Mi piace, sì, mi piace. Le prime erano un po' più pastello, vedi? Poi no, ho detto, no, devo fare qualcosa... Shocking. Un po' più punk, cyberpunk, le devo mettere qualcosa un po' più assolutamente così. Approvato. Assolutamente e quindi approvato. Quando ho partito, senti a me, quando ho cominciato a dire facciamo anche fantascienza, ho detto no, devo farne qualcuna diversa. Grazie, mi fa piacere che le apprezzate. Le domande, partiamo dalla prima che è d'apertura e quindi è un po' più semplice, speriamo. Nome? Alessandro Montoro. Questa la so. Ultimo libro pubblicato, ovviamente, che sta per uscire. Allora, l'ultimo libro, mettiamo quello che sta per uscire, che è Gli abissi dei porci con Nuova frontiera di Eros Digital. Il genere? Bella domanda. Allora, questa cosa dei generi io cerco di... È fantascienza. Fantascienza, sì, chiamiamola fantascienza. Ok, salto la domanda perché è un libro che sta uscendo e quindi non ti dico raccontaci la trama in breve e la saltiamo. Quali autori o tipi di storie ti ispirano maggiormente? Allora, per me il numero uno in assoluto, parlo di libro preferito, per me è Solaris. Per me Solaris è il numero uno in assoluto, per me è l'obiettivo da raggiungere, Solaris, per me. Guarda, sfondi una porta non aperta, super aperta, e l'ho ripescato di recentissimo perché mi sono iscritto, scusatemi, non parlo dei cazzi miei, scusatemi, vai, però vai. Questa cosa che hai detto mi ha colpito, di solito cerco di non farlo,
mi sono iscritto alla Federazione Ufologica Italiana perché sono un appassionato di ufologia. Mi sono iscritto perché in famiglia avevo mio zio che era il responsabile in Campania, CISU, e aveva la sua associazione che si chiamava Solaris, Centro Ricerche Solaris, il cui nome deriva da quel romanzo che io lessi praticamente a 12 anni, tenevo quell'età, forse anche qualche anno in meno, e l'ho trovato online, me lo sono comprato usato, perché proprio quando ho fatto tutto questo movimento di ripresa di cose passate, un po' sai, i 40 ci sono, quindi viene quella voglia di riprendere la gioventù in mano, e quindi l'ho comprato proprio di recente, mi dovrebbe arrivare una vecchia copia, chissà come arriverà, speriamo che ci sono tutte le pagine dentro. Però mi ha colpito molto questa cosa che hai detto, perché è un romanzo che, hai ragione, tra tutte le cose che ho letto, quella, nonostante fosse una delle prime, forse proprio perché era una delle prime, mi è rimasta particolarmente dentro. Solaris è una, per me è una pietra di paragone, cioè, per me Solaris è assolutamente l'obiettivo. Cioè, io vorrei intorno che dicessero: Alessandro Motta ha scritto sto libro, il Solaris italiano. Là. Finita. Basta, chiudiamo tutto e non facciamo più nulla, è fatta. Ti do ragione, per chi non conoscesse questo romanzo, per favore informatevi, cercatelo, leggetelo. Trovatelo, leggetelo, perché è veramente molto molto bello. Andiamo avanti. Vai. Se potessi prenderti un mese di vacanza, dove andresti? Un mese di vacanza? Beh, penso che... insieme alla mia, con la mia compagna organizzeremo dei viaggi, andremo in giro in posti magari suggestivi, perché nei viaggi a me piace trovare spunti, quindi come ho detto quello per esempio di Marsiglia e così via, qualche mese fa siamo andati a Valencia, ma cioè è sia piacere che studio, perché sto scrivendo un romanzo ambientato lì, quindi mi sono proprio fatto il sopralluogo. Eh sì sì, fin quando ce le abbiamo vicine è anche bello, uno unisce l'utile al dilettevole. Il viaggio che ti ha portato più lontano? Viaggio psicologico o fisico? Scegli tu. Guarda, finora a livello fisico più o meno è Europa. Parliamo di viaggio mentale, da scrittore mi sta a portare veramente lontano. Questo più lontano di quanto avrei mai pensato. Allora usiamo questa seconda risposta per aggiungere la successiva. Come pensi sarà il mondo tra 30 anni? Bella merda. Scusate, ma questo, cioè, io sono molto pessimista su questo, purtroppo. Se le cose non cambiano, non stanno cambiando. Io userò le parole, le magiche parole di Jena Pliskin: più le cose cambiano, più restano le stesse. Altra grande citazione. E dato che tu pensi che il mondo andrà sempre più in cacca, cosa sei disposto o saresti disposto a rinunciare per ridurre il riscaldamento globale? Questa è una domanda, perché qua ci si legano interessi personali. No, tu, delle cose tue, non diciamo come cambiamo il mondo. Tanto alla fine tutti inquiniamo, quindi... Sicuramente rinuncerei volentieri a andare in ufficio ogni tanto e fare sempre smart working. E anche qui uniamo l'utile al dilettevole. Sì. Sei molto, molto furbetto, va bene. Ma bisogna essere smart ormai, così. Certo, consumiamo molto meno e quindi è meglio così. Sei più Star Trek o Star Wars? Allora, qua è peggio della politica qui. Allora, aspetta, perché Star Wars, il mio primo amore per la fantascienza, diciamo proprio il primo è stato L'Impero colpisce ancora, quindi per me Star Wars, L'Impero colpisce ancora è un plus ultra del, diciamo, dell'affezione alla fantascienza cinematografica, però è più maturo Star Trek. Cioè, è più maturo, ha più temi interessanti, sociali. È come dicevi tu, Star Wars è più adatto ai tempi d'oggi, appunto, più d'azione, no? Più spigliato. Invece Star Trek ha tutta un'altra sostanza. Purtroppo Star Wars sta vincendo su Star Trek, perché comunque Star Trek risente della sua età, purtroppo. Anche se continuano a fare, visto tutte le cose, fanno le serie, risente purtroppo con la struttura di Star Trek. Quindi... Direi per poco Star Wars.
Ok. Potendo viaggiare su un'astronave, ovviamente spaziale, dove andresti? Ma guarda, sinceramente l'unico corpo celeste che mi fa un po' più di interesse sarebbe Europa o Titano. Questi sarebbero dei posti interessanti dove andare. Il resto, Marte, troppo gettonato. No, questi. È come andare a fare le vacanze a Fregene, se uno va su. Sì, esatto, basta, basta. No, non voglio andarci, voglio andare da qualche altra parte. Magari, ecco, vedere Nettuno, Nettuno proprio il pianeta, intendo, no? Perché no, Nettuno vicino a Roma. Quale genere letterario non leggi mai? Mai? Sì, o comunque letteratura non piace. Letteratura da viaggio, ma perché non ne ho mai avuto l'occasione. Letteratura da viaggio. Ok, allora, tra 100 anni, scusami, la stavo leggendo male, come vorresti che fosse il futuro della Terra tra 100 anni se fosse uno dei tuoi libri? Se fosse uno dei miei libri, quindi devo prendere uno dei miei futuri? Uno dei tuoi futuri, ovviamente 3020 non ci siamo, no, o comunque non va bene, cioè va bene anche quello, consideriamo un futuro... Spero tanto non quello degli abissi dei porci, perché sennò è un disastro. Spero, forse quello di Salti sull'eternità, che è più simpatico. Quello è più simpatico. Ok, va bene. E invece, realmente, quale futuro ti immagini per la Terra tra 100 anni? Vediamo, c'è un livello di letà un po' più alto dei 30 di prima, quindi un po' più. 60 anni in più di strati di le cose non cambiano, 60 anni in più di strato, ecco. Allora, diciamo che è un futuro che ti auguri molto brutto, però vabbè, secondo me sarà orribile. Va bene. A cosa saresti pronto a rinunciare per il successo? Dove, faccio la precisazione, il successo intendo autore conosciuto a livello mondiale, i cui racconti diventano film e via dicendo. Quindi il super successo. Forse ad altri miei hobby. Forse rinuncerei ad altri miei hobby per poter spingere ancora di più, se ci fosse questa grande opportunità. Magari smetterei di programmare videogiochi per hobby, e mi metterei solo a fare scrittura. Ok, ti stavo per dire devi dirmi qualcosa, perché sennò non sapremo mai nulla in più di te, però mi hai detto i videogiochi, quindi... altro hobby è suonare, quindi magari pure quello... No, suonare è bello, lo devi fare, artisti. Okay, allora quello lo continuo. No, quella è una cosa carina, anche per sbagarsi 2 minuti. Non so, che suoni, chitarra, alto? No, sono polistrumentista, sono un sacco di strumenti, ho fatto il conservatorio, quindi principalmente pianista. Ah, ok, vabbè, comunque è uno svago, è anche bello, magari c'è la possibilità di suonarti una musica di un libro mentre stai scrivendo, è una cosa molto carina. Secondo te, cosa non bisogna avere nella vita per essere felice? Cosa non bisogna avere? È lo stress è il grande male della nostra epoca. Lo stress da tutte le fonti, dai social, dal lavoro, da tutto, lo stress. Ok. E invece ti chiedo sempre, secondo te è ancora possibile inventare storie nuove? Sì, però sono statisticamente diventano sempre più rare, però possono uscire storie magari non completamente uniche, rielaborando, come abbiamo detto prima. Secondo me sì, secondo me c'è tanto da scrivere, tanto da dire, tantissimo ancora da fare. Sono d'accordo con te, soprattutto quando si prova a mischiare, ma mischiare non mischiare del tipo io un pezzo dall'arma, io un pezzo dall'A, sto copiando e non se ne accorgo. No, la commissione. Mischiare seriamente, secondo me possono poi uscire delle cose nuove, perché poi alla fine esce qualcosa inevitabilmente nuovo, perché quando metti più cose insieme, come i colori, ne mischi di alcuni, esce un altro colore. Allora, diventi ricco, ma proprio ricco, una follia in cui investi i tuoi soldi. Una follia in cui investi i miei soldi? Mi compro un'isola
mi compro un'isola di quelle gigantesche, ma proprio grande deve essere st'isola, cioè proprio un'isola enorme, e mi faccio costruire una villa al centro inaccessibile dell'isola, proprio al centro geometrico perfetto, con una sola pedana dell'elicottero e basta. Diciamo, ti piacciono anche a te i posti affollati, i centri commerciali? Sono un amante delle folle e della gente. Del centro commerciale di sabato alle 18. Puoi essere un supereroe per un giorno. Quali scegli? Perché e per fare cosa? Dottor Manhattan. Ok. Per fare qualsiasi cosa, essenzialmente. Per fare l'isola! Sì. Fare qualsiasi cosa. Cioè, essendo dottor Manhattan, penso puoi descrivere completamente la storia dell'universo così. Altro che Thanos. Altro che Thanos. Levati, dottor Manhattan. Ok. Abbiamo finito. Quindi l'ultima domanda è: chi vuoi salutare? Allora, sicuramente saluto tutti quanti i telespettatori, in realtà telespettatori, ma computer spettatori, smartphone spettatori, e tutti quanti, saluto i miei editori, tutti quelli che tifano per me. In questi giorni c'è l'attesa per l'uscita dei risultati del premio Urania, quindi tutti quelli che tifano per me mi supportano, e poi sicuramente un saluto a tutti i miei amici che mi seguono, familiari, e alla mia ragazza ovviamente, che in realtà è di là, però la saluto anche qua così. La salutiamo perché è la vera vincitrice del premio Urania, quindi lei è la vera vincitrice del premio Urania, ricordiamo, e quindi non dimentichiamo questa cosa, che tra parentesi tu hai di nuovo fatto il concorso Urania. Io dall'anno scorso partecipo a tutti, sia al premio Urania che al premio Odissea, tutti, cioè lo farò tutti. No, volevo dire, tu hai vinto l'Urania quando lei ci ha messo lo zampino, quindi adesso se non vinci abbiamo la prova provata che è tutto merito suo. Lei legge tutto, quindi ormai passa, è rituale che passa tutto attraverso il suo giudizio, quindi c'è anche il romanzo che sta al premio Urania, è passato attraverso il suo giudizio. C'è il veto finale suo. Se il veto finale è quello. Ok, allora io ringrazio te di essere stato con me, ringrazio tutti quelli che ci hanno visto ora adesso in diretta o che ci stanno guardando in differita. Ricordo a tutti quanti che nel link in descrizione, se siete su YouTube, potete trovare tutti i riferimenti di Alessandro. Metterò poi a seguire anche i link prossimi dove parlerà del tuo ultimo libro, li troverete linkati in un commento al video. Niente, basta, abbiamo finito, grazie di essere stato con me, buona serata e buona serata a tutti. Piacere mio.